E ci siamo in area YouTube del convento di Lonato, con loro i playboy della serata, i cucadores e... Gli aderche. Come vi chiamate? Gli aderche. Aderche. Gli aderche, eh? Gli aderche. Gli aderche, è il nome del gruppo? Sì. E vuol dire? Altro che. Altro che. Ah, in dialetto... In dialetto bergamasco. Allora ditelo voi, abbiamo qui in area YouTube il gruppo che si chiama... Aderche! Che vuol dire? Altro che. Ok, fantastico, fantastico. Ok, allora, partiamo con la presentazione del gruppo. Ci siete? Vai. Io so che vicino in mezzo a voi c'è uno che spruzza tantissimo, giusto? Soprannominato? Spruzzino. Lo spruzzino, chi è lo spruzzino? Lui. Eccolo lì, lui, il nostro spruzzino. Cosa suoni te? Tastiere? Sì. Pensavo la tromba io. Visto che è spruzzino. Ok, ok. Quindi alle tastiere lo spruzzino. Okay. Spruzzino, adesso presentami tu un altro componente del gruppo. Abbiamo il chitarrista. Al microfono. Adriano. Adriano, detto? Adriano. Detto Adriano. Lui è schitarra, lui è schitarra così. Ok. Va in giro a schitarrare lui. Ok, lui va in giro a schitarrare, tu vai in giro a spruzzare. Perfetto. Ok, dalle chitarre passiamo a... Vabbè, allora lasciamo per ultimo alla batteria. Alla batteria. Lui. Come si chiama lui? Marco. Marco, detto? The drummer. Detto? The drummer. Rammer? Drummer. Batterista. Detto drum. Drum? Perché drum? Perché drum è batteria. Te lo spiego con calma. Te lo spiego con calma, non si può dire, è censuratissimo. Vediamo. Quindi Marco il drum è la batteria del gruppo, il Duracell del gruppo. È lui che dà gli impulsi. Ok. E che impulsi, eh? Ok, Marco, poi abbiamo... Paolo. Il manager! Il manager. Cioè, qui non fa un cazzo praticamente. Giusto, lui è il manager, sta lì con le mani in mano e fa fare tutto a voi praticamente, si prende i meriti. Dopo il concerto. Lui cos'è che si fa? Trova le gruppi dopo il concerto. Ah, si tromba le gruppi? No, cioè le trova! Ah, ve le trova per voi! Ma secondo me se le fa. Che altruista, che altruista. E anche lì non fa niente, giusto? Ok, ve le trova. Okay. Scelta! Ma ragazzi, ce n'è uno tra voi che le gruppi non potrà più, le gruppi non le potrà più toccare. C'è uno di voi che penso che sia anche il leader del gruppo. Sto esagerando? Dai, stasera sì, dai, stasera è il leader della serata. Facciamo così. Presentiamolo tutti insieme, il leader della serata, il leader indiscusso della serata è lui. Oh! Riccardo! Il bassista, ok, quindi pensavo che facessi il cantante, io ti vedevo. Bassista. Il cantante non c'è allora? No, il cantante lo fa ogni tanto lui. Ah, fai anche il cantante. Spruzzino fa tutto. Spruzzino fa tutto. Ok, Spruzzino fa tutto, si fa tutte, anche fa un po' tutto, ecco. Fa tutto lui. Fa tutto lui, ok, ok. Riccardo, vuoi fare un ringraziamento ai tuoi amici? Ringraziamento della serata splendida. Un ringraziamento della serata splendida che mi hanno organizzato e della compagnia che sempre mi portano. E sono degli amici spettacolari. È vero, confermo, siete stati carichi, tu ti sei tirato giù i pantaloni in un attimo e i tuoi amici hanno esultato alla grande. Fantastico. Esatto, sono stati momenti toccanti, ho visto anche ragazze in fondo che ho dovuto fermarle, sempre le famosissime gruppi, sempre loro. Ok, allora... Siamo pronti per cantare? Siete carichi? Assolutamente. Voi questa canzone la suonate di solito? Sì. Prossima serata che farete? Si può dire? Dove la fate? Non si sa ancora. Non si sa ancora. Ah, è tutto a chiamata occasionale. Ok, va bene. È per il pubblico a casa che magari dice, cavoli, quelli lì vorrei andare io a fare la groupie. Vorrei essere io spruzzata da spruzzallero. Zaki! Vorrei farmi... Vorrei essere io a farmi drum. Vorrei conoscere il manager che ha le mani in pasta. Vorrei farmi schitarrare, cioè... Sì. Non scatarrare, quello se ti ascoltano all'ospizio magari... Ecco, magari una scatarratina ci scappa. Ok, sei pronto? Siete pronti? Sì. Allora vai. One for a broken heart.
Bergamo! Bravissimi ragazzi, fatemi un applauso! Così carichi, più carichi, cavoli! Allora ti sposi? Una domanda sola, racconta ai tuoi amici come hai fatto a chiedere a lei di sposarti. Al microfono. In un ristorante. È difficile, eh? In un ristorante gliel'ho chiesto. E gli ho detto che dopo tutti gli anni passati insieme era il momento forse di fare un salto in avanti. Così l'hai detto proprio? Sì. Cioè, e lei cosa ha detto? Ha fatto un salto? No, cioè, è un momento, è però... È caduta dalla sedia? No, beh, per l'amor di Dio. Però no, sì. È saltata? È scappata? Sì. Ma che cazzo, pensavo che lasciava. È scappata col cameriere? No. No. Grazie a Dio no. Sennò non saremo qua. Ok. No, magari così. Ok, quindi ha detto di sì. Assolutamente. Subito proprio? Sì. Ok, voi c'eravate ragazzi? Vabbè, no. Non è che mi porto tutta la tua... magari c'era tutto, tutta la band, mai... Va bene essere magari... un gruppo, però... Dai, se siete un gruppo siete affiatati anche in quei momenti, non so, magari anche durante i tuoi rituali di accoppiamento... Infatti ti volevo proprio qua. Ci stanno tutti, cioè c'è anche...